digitali con l'open government? Qual è il legame tra la qualità dei servizi digitali, la partecipazione, i dati aperti, la trasparenza, l'accountability? In effetti, nei primi anni dell'open government questo legame non era evidente. Si parlava sempre dei pilastri dell'open government, senza mai citare quello che è invece un tema abbastanza importante, che è quello del come la PA comunica con i cittadini. Ma negli ultimi anni questi due aspetti si sono legati in modo molto stretto, anche perché si dice sempre di più che i cittadini devono essere abilitati ad accedere all'informazione per partecipare, devono essere resi in qualche modo attivi anche da un rapporto positivo con la pubblica amministrazione. Quindi la qualità dei servizi digitali è un elemento essenziale per tanti aspetti, perché deve essere inclusiva rispetto ai cittadini, quindi parleremo ovviamente di accessibilità, usabilità, deve essere di buona qualità perché i cittadini devono essere spinti a usare i servizi digitali. Nel corso che vi ho detto che stiamo in qualche modo ristrutturando, riprogettando, uno degli slogan era: fare servizi digitali così belli che i cittadini siano contenti di usarli. Non so se questo è lo scopo che ci possiamo dare, però è importante questo aspetto di fiducia, di facilità d'uso, di amichevolezza dei servizi digitali della PA. Dunque, siamo arrivati a 3 minuti, quindi inizio a presentare il programma di questa ora. Tutti i webinar di questa settimana stiamo cercando di contenerli nell'ambito dell'ora, quindi cercheremo di essere puntuali anche su questo, perché sono tanti gli eventi presentati in questa settimana. Solo il Formez ne ha organizzato 15. O meglio, solo l'area di innovazione digitale Formez ne ha organizzato 15, e sul sito open.gov.it trovate il programma di tutti gli altri eventi organizzati dalle altre PA, e sono veramente tanti. Inizierà a parlare Marco Maria Pedrazzo, che è il capo del design del Dipartimento per la trasformazione digitale. Marco ci parlerà proprio del concetto di qualità dei servizi digitali. Abbiamo pensato che Roberto Scano, che come IVA rappresenta la società civile, sapete che nell'open government c'è un rapporto continuo e stretto tra pubblica amministrazione e società civile. Quindi abbiamo chiesto a Roberto di fare da in qualche modo controrelatore alle tesi che vengono presentate, e quindi chiederei a Roberto di fare una domanda a nome di tutti. Avendo un'ora a disposizione, non c'è spazio per raccogliere domande dal pubblico, però il vostro rappresentante, diciamo, civile è Roberto, e farà le domande per voi. Segue Claudio Celeghin di Agid, che spiegherà come realizzare servizi digitali di qualità, quali sono le indicazioni e quali sono le regole da seguire. E successivamente Elisa Barbagiovanni del Dipartimento della Funzione Pubblica presenterà un caso pratico, cioè un sito che è proprio quello di open.gov.it, che è stato messo online poche settimane fa, realizzato seguendo le linee guida. Quindi raccontando che seguire queste regole non è il rispetto di un obbligo, è un vantaggio per riuscire a ottenere dei risultati di buona qualità, e soprattutto per realizzare poi dei siti che nel tempo vengono continuamente migliorati e aggiornati. 15.06, Marco, a te la parola. Chiederei a tutti di staccare la webcam e di lasciare Marco in primo piano. Io ti ringrazio sia per l'introduzione, ma soprattutto per la possibilità di essere qui. Insomma, il tema che affrontiamo non è dei più facili, ma cerchiamo di essere da guida. Nel frattempo mi date un conforto sul fatto che vedete il mio schermo? Perfetto, sì. Sì, prego. Super. Il tema della qualità dei servizi digitali della pubblica amministrazione è un tema complesso. A me piace iniziare con questa slide molto verbosa, ma perché
mi aiuta a rappresentare questa complessità. Da una parte abbiamo una citazione di Pirsig che dice che la qualità sappiamo cos'è eppure non lo sappiamo, nel senso che quando la incontriamo ce ne rendiamo conto, ma quando si tratta di definirla sembra un pochettino sfuggirci dalle mani. E dall'altra parte, l'altra parola chiave, i servizi, specialmente nel pubblico nel mondo della pubblica amministrazione, significa tante cose. Nell'anno e mezzo in cui ho avuto la fortuna di appunto contribuire al mondo dei servizi digitali nel pubblico, ho sentito parlare di servizi alla persona, di servizi in cloud, dei servizi di fornitura, dell'economia dei servizi di interoperabilità, insomma. Anche questo è un termine che si presta a molte interpretazioni e rischia di essere molto sfuggente. Però, insomma, in questi 10 minuti proviamo a dare una sorta di avvio alla materia, sperando che poi abbiate voglia di approfondire ulteriormente. Qual è il punto di partenza? Beh, sicuramente abbiamo tutti nei nostri gruppi di lavoro questa tendenza, specialmente quando c'è molta complessità da gestire e molta fretta, a favorire il processo sul significato che si porta ai nostri utenti. Cosa vuol dire all'atto pratico? Se guardiamo il mondo della pubblica amministrazione, ma molto spesso anche nel privato, ogni ente richiede ai cittadini di adempiere ai propri doveri sulla propria piattaforma proprietaria, che di norma rispecchia le proprie strutture amministrative e i propri processi, alla quale gli utenti devono registrarsi, autenticarsi, devono imparare ad usarla, il tutto secondo le logiche amministrative. Voi capite che in un'Italia che è fatta di 22.000 pubbliche amministrazioni, questo ha degli effetti che sono anche abbastanza drammatici. In primis la frammentazione. Ma se si scava un pochettino più sotto, si capisce che mettendosi nei panni di un cittadino è molto difficile trovare coerenza tra i diversi servizi, capire come ottenere che cosa e dove e quali siano tutti i prerequisiti per riuscire ad ottenere esattamente quello di cui si ha da una parte bisogno e molto spesso dall'altra anche diritto. Per arrivare a un significato diverso, per riuscire a portare del valore al cittadino in maniera diversa, bisogna appunto mettere davanti il significato a tutti questi processi, che è un lavoro faticoso e anche abbastanza complesso, però l'obiettivo ovviamente è quello di immaginarsi un mondo in cui ogni pubblica amministrazione, ogni ente offre al cittadino servizi sul canale che gli è più congeniale, possibilmente un canale che già ha o che già sa usare. A cui si accede tramite un unico sistema di credenziali, che è quello dell'identità digitale. In quest'ottica, negli anni passati, è stata sicuramente di ottimo segnale il mondo, tutto il mondo legato alla PIO, perché chiaramente si è voluto costruire una sorta di punto di contatto unico per i servizi più utilizzati. È chiaro che non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Beh, qui entriamo un pochettino nel provare a definire che cos'è un servizio. Il servizio porta valore aggiunto al cittadino attraverso gli strumenti che utilizza, i cosiddetti touch point, ma questo può succedere solo quando operatori di enti pubblici che operano su sistemi sviluppati da fornitori e in-house collaborano e lavorano insieme. E la qualità complessiva del servizio che il cittadino percepisce dipende tutto dalla qualità di questa rete, non soltanto da un unico ultimo touch point come può essere quello dell'API. Quando parliamo di qualità? Parliamo di qualità quando questo avviene in un modo che è semplice, equo, accessibile e inclusivo. E qui io rimarco il semplice non perché sia più importante degli altri, sono tutti sullo stesso livello, ma sicuramente Claudio ci aiuterà a dipanare il mondo delle norme che parlano di accessibilità, di inclusività e di equità. Semplice, a sua volta, è una parola molto difficile da definire e come tale è molto difficile da normare. E in che modo poi cerchiamo di essere di supporto? Designers Italia è un progetto che mette insieme il Dipartimento e Agid, che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della progettazione, che metta al centro
che metta al centro il cittadino, traguardando appunto questi servizi digitali semplici, accessibili, equi ed inclusivi. E cerchiamo il punto di partenza per noi è proprio Designers Italia, e vorrei darvi anche un elemento sul nome. Perché design? In Italia siamo molto abituati al mondo del design legato al salone del mobile, al prodotto, alle grandi firme del passato, ma molto semplicemente il design è quella disciplina che si occupa di come le cose dovrebbero o potrebbero essere. È una definizione che mi piace tantissimo di uno dei più grandi, un premio Nobel per l'economia e uno dei più grandi studiosi dell'intelligenza artificiale. Come lo fa? Lo fa attraverso un processo che è sistematizzato, che è fatto di tante competenze tecniche, ma che in realtà è abbastanza semplice nella sua essenza. Si parte dal cercare di organizzare il processo stesso, per passare alle fasi di comprensione del problema dal punto di vista dell'utente e non di chi cerca di risolverlo, dal progetto di una soluzione, dalla realizzazione di una versione di questo progetto, per poi tornare di nuovo dall'utente e validare se questa effettivamente risolve il suo problema o meno. E in tutto questo, in Designers Italia, noi cerchiamo di essere d'aiuto, cerchiamo di fare un pochettino gli aiutanti, fornendo delle risorse pratiche, che vanno da strumenti tattici a linee guida a modelli, stressando molto le buone pratiche di progettazione dei servizi, dall'altra parte cercando di essere un pochettino l'anello di congiunzione di quella comunità di attori, di quella rete di cui vi parlavo prima, che deve collaborare se vogliamo effettivamente raggiungere la qualità. Faccio un piccolissimo affondo sulle risorse, ma sono sicuro che ci sarà più tempo a valle. Le risorse sono di diversi tipi, partirei in modo più semplicistico dall'ambito amministrativo strategico, collaboriamo con Agid nella stesura delle norme principali che cercano di guidare la progettazione, ma su questo lasciamo all'intervento di Claudio. Spostando, ci siamo resi conto che molto spesso è difficile passare dalla norma all'operatività, quindi abbiamo iniziato la stesura di veri e propri manuali operativi che permettano a chi prende le decisioni all'interno della pubblica amministrazione di relazionarsi con chi prende delle scelte invece più operative nel pratico. Per poi dall'altra parte, scendendo sul tecnico, strumenti metodologici che supportano questo processo di progettazione. Parliamo proprio di kit, di canvas bianchi su cui è possibile costruire delle attività per arrivare a un risultato. Per poi passare a strumenti tecnologici come tutte le librerie di front-end, e i modelli di siti e di servizi che vengono messi a disposizione. In particolare, tra l'altro, con l'ausilio del PNRR, i modelli legati ai comuni per i siti e per i servizi e i modelli legati alle scuole per i siti scolastici sono oggetto di una misura molto corposa per cercare appunto di favorire la relazione tra il cittadino e questo tipo di ente. Siamo nella settimana dell'Open Gov, segnalo, secondo me è molto importante, tra gli elementi vincolanti per i fondi sui comuni viene richiesta la possibilità per l'utente di poter valutare le pagine informative e i flussi di servizio, e dall'altra parte viene richiesta la possibilità per l'utente di segnalare un disservizio nella città. Un'interfaccia che funziona non può essere unidirezionale, deve favorire questo tipo di scambio. Chiudo con la parte di community, una community che, come già vedevate prima, è fatta di tanti tipi di attori diversi, interni alla PA e esterni alla PA, che tocca sicuramente anche i cittadini, anche se sono un po' più distanti dal nostro quotidiano, ma sono l'oggetto della nostra progettazione. E in particolare vi racconto brevissimamente questo piccolo strumento che è come partecipo, vi lascio i link nella pagina conclusiva, che vuole andare proprio in questa direzione. È uno strumento in cui chiunque abbia voglia di contribuire al miglioramento dei servizi pubblici ci può raccontare quali sono i suoi talenti, che cosa gli piace fare. E a questa alberatura di possibili scelte corrisponde una o più attività su cui può dare un contributo molto attivo all'interno della community. E proprio questo nell'ottica non tanto di guardare a che cosa noi possiamo offrire tramite un sito, ma che cosa le persone sanno fare e vogliono fare.
con la speranza che un domani tanto il sito del comune, quanto il sito della scuola, quanto quello di un ente centrale, quanto quello di quanto un sito messo in piedi dal nostro dipartimento non siano uguali tra loro, ma che siano basati sullo stesso tipo di progettazione, riuscendo così a offrire una coerenza complessiva dell'esperienza utente. Con questo chiudo, veramente non voglio rubare altro tempo e lascio a Roberto per le domande. Grazie Marco Maria. Roberto, ecco, ti invidio. A te una domanda, una richiesta di... E invoco anche la clemenza, ovviamente, di Roberto. Ma mi chiamo Roberto, non Clemente, quindi... Vabbè, intanto una cosa... Grazie, lo dico io, grazie, perché effettivamente c'è stato un salto di qualità nella progettazione e creazione negli ultimi anni sul tema del digitale, balzi avanti dal CAD del 2005, quando si diceva metti i moduli online come articolo di legge. Cioè, il passo è stato avanti, ma li vedo anche con persone di una certa età, tipo mio suocero, che gli ho iniziato a utilizzare Speed per accedere ai servizi con l'AP o il bonus vacanze, queste cose. Quindi questa è qualità. Vista lato società civile, questa io la chiamo qualità. La domanda che voglio fare, che non è assolutamente cattiva, è solamente conoscitiva, e tutti questi modelli molto interessanti, che tempi ci saranno? Cioè, che tempi sono previsti per i modelli delle scuole, per i modelli... E se sono previsti altri modelli poi in corso d'opera? Ma ad oggi nella programmazione di Designers Italia trovate una roadmap pubblica, no? Delle evoluzioni successive, quindi non vi sto dando nessuna notizia segreta, è pubblico. Sicuramente entro al più tardi la fine di giugno usciranno i modelli aggiornati per le scuole legate alle principali piattaforme CMS. Grazie anche alla collaborazione molto attiva con Agid sul tema di accessibilità è stato fatto semplicemente è in corso un aggiornamento per limare tutto quello che nel corso del tempo non era più accessibile con l'avanzare delle norme o quello che già in origine aveva qualche tipo di problema, che è sicuramente un punto cruciale. Lato comuni invece l'evoluzione sarà abbastanza forte, perché anche qui entro fine giugno per la prima volta non ci sarà soltanto un modello di sito informativo, ma ci saranno anche tutta una serie di pattern che possono essere ripetuti per n tipi di servizi, ma che da un punto di vista poi dello sviluppo tecnologico sono fondamentalmente sempre gli stessi cinque, no? Un cittadino fa una richiesta di un servizio di cui ha sempre diritto, basta che paghi, oppure fa richiesta di un servizio di cui ha sempre diritto, punto, oppure un servizio che è sottoposto a graduatoria, oppure la richiesta di un certificato. Insomma, i pattern fondamentali cambia il nome, il metodo di calcolo del tributo, insomma i contenuti, magari i dati che l'utente deve fornire per poter riuscire a ottenere un servizio, ma il pattern dal punto di vista dell'uso e dell'esperienza d'uso cerchiamo di ridurre la complessità quanto più possibile. E di qui in avanti sono previste, insomma, nell'arco di 4 anni e mezzo almeno 2-3 evolutive in questo senso, per stare al tempo con la tecnologia, per stare al tempo con i tempi, per integrare i feedback che arrivano dal territorio. Insomma, è un lavoro che ha un'ottima linfa vitale in questo momento, è molto veloce. Grazie ancora. Grazie Marco Maria, grazie Roberto. Chiedo a Claudio Celeghini di attivare la sua webcam. Claudio, se hai anche una presentazione da condividere, di attivarla. Sì. Allora. Ti do la parola. Sei stato invitato, sì, un po' a parlare anche di queste linee guida. Aggiungo io anche... Sappiamo che qualcosa di nuovo deve uscire. Cosa accadrà da qui a breve? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Dovreste vedere la mia presentazione.
Sì, in questo ok. Vi presento, diciamo, quello che sta il contributo di Agid al miglioramento della qualità dei servizi digitali, ovviamente con un occhio particolare al tema dell'accessibilità. E come accennava precedentemente il collega Marco Pedrazzo, abbiamo svolto, quindi ecco, parleremo molto brevemente di quello che abbiamo fatto su Bootstrap Italia, di quello che dell'attività che abbiamo svolto e degli esiti che sono emersi dal monitoraggio esteso negli ultimi 2 anni, e poi del progetto accessibilità del PNRR, tutto finalizzato a migliorare la qualità complessiva e quindi l'accessibilità e la qualità complessiva dei servizi erogati al cittadino. Per quanto riguarda la piattaforma, penso che insomma ormai è un framework abbastanza noto a livello nazionale. Su quello è ormai, diciamo, stato pubblicato, se non erro, già nel 2018, e insomma comincia ad avere un esteso utilizzo da parte delle amministrazioni. Come sapete, è completamente open source e utilizza una serie di componenti definiti nello UI Kit con del codice che è sostanzialmente già pronto all'uso. Ma il mio focus sul Bootstrap Italia non è tanto sulla piattaforma in sé, quanto appunto all'attività di miglioramento dell'accessibilità su questa piattaforma, a cui appunto accennava l'intervento precedente, per migliorare l'accessibilità. Perché è evidente che nel momento in cui noi forniamo un modello, non solo un modello progettuale, ma anche un modello del codice, no? Che possa essere facilmente adattato o dei componenti che possono essere facilmente presi e riutilizzati per la costruzione dei siti, delle interfacce, dei servizi. Queste interfacce devono essere il più possibile accessibili. Quindi abbiamo, come dire, con un approccio sinergico tra il dipartimento, abbiamo negli ultimi mesi appunto fatto un'intensa attività di miglioramento, di correzione degli errori di accessibilità, rendendole anche questi componenti più facilmente comprensibili con delle istruzioni, suggerimenti, e poi marcato appunto come deprecati alcuni componenti che ormai possono, insomma, che non sono più in uso. E quindi ecco, ci tenevo a sottolineare che adesso è in sarà in procedimento di uscire la versione 2 di ottimizzazione accessibilità, vorrei dire by design, cioè partendo da una spero che mi sentiate bene. Se ci sono problemi, fatemi sapere perché ricevo segnali di non Sì, non si perfetta sente connessione. Benissimo. È possibile, magari, dottor Cellerini, se lei spegne la sua telecamera, magari? Ok. Proviamo così. Va bene. Grazie mille. Prego. Allora, non so quanto cosa vi siete persi. Comunque, volevo dire, ecco, la versione successiva di Bootstrap Italia avrà, come dire, ha un'attenzione sul tema dell'accessibilità sin dalle prime fasi di
di declinazione, insomma, da Bootstrap 5, da cui parte il progetto, insomma, si pone una particolare attenzione sul tema dell'accessibilità di tutti i componenti che vengono messi a disposizione sul framework, alle amministrazioni. E questo è un lavoro importante nel momento in cui, ripeto, si pone come soggetto, come punto di riferimento per i fornitori e per le amministrazioni. Bene, venendo alla parte di monitoraggio, perché l'attività di monitoraggio è importante? Agida ha effettuato da gennaio 20 a dicembre 21 una attività di monitoraggio. L'audio è pessimo. Mi dispiace. Vogliamo far fare l'intervento successivo e poi io faccio più tardi. Intanto mi provvedo a vedere se posso. Ma adesso si sente bene, Claudio. Ti avverto quando ci sono dei buchi. Dovresti, come dire, recuperare il minuto precedente a questa interruzione. Lì si è perso un po'. Ok. Dicevo, l'attività di monitoraggio è stata intensa e ha intensa per, come diciamo, abbiamo verificato l'accessibilità di quasi 1300 siti e 2 anni. Questo ci ha permesso di registrare in modo abbastanza attendibile, anzi direi parecchio attendibile, quali sono gli errori più frequenti che spesso vengono che vengono pubblicati nei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, sui siti web delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo fatto un monitoraggio sia semplificato mediante sistemi semiautomatici, sia un monitoraggio approfondito con una verifica manuale di un numero più ristretto di siti. Ad esempio, abbiamo fatto un monitoraggio approfondito di 75 siti web, con un numero significativo di pagine per ciascun sito e soprattutto con diverse tipologie di pagine. E poi abbiamo monitorato anche le applicazioni mobili. Abbiamo riscontrato, insomma, veramente monitorato tantissime pagine, tantissimi PDF. Abbiamo riscontrato un numero, insomma, un certo numero di errori. Tutte quante queste informazioni le trovate sul sito di Agid alla pagina accessibilità. E la cosa più importante che dicevo prima è che sono stati individuati degli errori frequenti che riporto qui e che non vi sto a leggere perché il tempo corre, e su questi errori frequenti abbiamo svolto nei mesi scorsi dei webinar proprio per informare le amministrazioni, insomma tutti gli stakeholders interessati quali fossero gli errori e come risolverli, ok? Ultimo, diciamo, parte della mia presentazione è relativa al progetto appunto del PNRR che stiamo mettendo in campo per appunto al fine di migliorare l'accessibilità e quindi anche la qualità dei servizi online. Stiamo conducendo un progetto PNRR 142
che si dipana sostanzialmente, si struttura in tre fasce di attività, in tre filoni di attività: un monitoraggio ancora più esteso, ancora più vasto di quello che abbiamo condotto negli scorsi due anni, molto più esteso, una formazione sul tema dell'accessibilità e poi un supporto alle 55 pubbliche amministrazioni locali, alle più grandi 55 pubbliche amministrazioni locali, quindi regioni, città metropolitane, comuni di città metropolitane, eccetera. E, eccole qua, sono 19 regioni, 2 province autonome, 14 città metro, 14 comuni capoluogo e 6 ulteriori comuni italiani. Questo, il finanziamento che noi diamo alle 55 pubbliche amministrazioni locali, per che cosa sono fatte? Per, come evidenziato nella slide qui, per implementare, diciamo, per favorire l'adozione di tecnologie assistive nell'amministrazione, per fare formazione e per ridurre gli errori dei servizi online. Nel frattempo forniremo alle amministrazioni anche un supporto specialistico e condivideremo con le amministrazioni degli strumenti per migliorare anche la qualità dei servizi, l'usabilità e l'accessibilità dei servizi già online. Le amministrazioni forniamo appunto dei finanziamenti affinché possano ridurre del 50% il numero di errori su almeno un paio di servizi digitali più utilizzati dai cittadini, faranno formazione al proprio interno, ai propri dipendenti sul tema dell'accessibilità, coinvolgendo tutti, tutto lo, come dire, la gerarchia organizzativa, dai dirigenti al redattore web, e poi appunto le tecnologie assistive fornite alle persone, agli dipendenti con disabilità, perché possano migliorare anche la propria attività o cambiare ruolo. Questo sostanzialmente è il progetto di Agit per quanto riguarda il miglioramento, il contributo al miglioramento dell'accessibilità e la qualità dei servizi digitali. Grazie Claudio, proviamo adesso a tornare in video anche se possiamo avere qualche rischio di rallentamento della voce. Roberto, a te la parola per una domanda su questa presentazione di Cervin. Sì, grazie Claudio. E una cosa, visto che l'ultimo punto è interessante, si parla sempre del PNRR, le associazioni sono coinvolte su questo tema con le attività? Sì, le associazioni sono evidentemente, come dire, è un argomento, cioè è un progetto fatto per migliorare l'accessibilità dei servizi a tutti i cittadini, no? Perché vogliamo includere ovviamente tutti i cittadini, e chi meglio delle associazioni può aiutarci anche nella messa a terra anche di questo progetto, soprattutto coinvolgendo tramite le associazioni le persone con diverse forme di disabilità. Quindi sì, sicuramente, tra l'altro ho un incontro proprio con loro alle ore 16 e quindi proprio per questo, proprio per parlare, insomma, perché stiamo, insomma, già in, insomma, c'è già una collaborazione attiva e stiamo lavoreremo insieme, insomma, per sicuramente trovare forme di sinergia più ottimali per la riuscita del progetto, che sia utile poi alla fine appunto anche alle persone, soprattutto alle persone con disabilità. Quindi sì, certo. Grazie. Grazie a te.
Grazie Roberto, grazie Claudio. Invito adesso Elisa Barbagiovanni del Dipartimento Funzione Pubblica a raccontare proprio un caso pratico. Magari Elisa ci dirai anche dal punto di vista dei fruttori di queste indicazioni, linee guida, strumenti, come il Dipartimento Funzione Pubblica si è trovato. Prego. Grazie, grazie mille Contatore, ringrazio tutti di partecipare a questo... E poi attiva la webcam. Ok, dovrei averla attivata. Sì, sì. Okay. Ok, allora buongiorno a tutti, grazie per la parola Salvatore, sono Elisa Barbagiovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio di Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Comunicazione. Anch'io volevo dare il benvenuto a tutti in quest'ora pomeridiana di approfondimento su un tema così sentito, e lo dimostra il numero di partecipanti, che appunto riguarda la qualità dei servizi pubblici. Abbiamo ascoltato dalle parole dei recenti relatori quanto sia importante puntare sulla qualità, quali servizi, strumenti ci sono a disposizione di tutti per poter utilizzare correttamente questi strumenti per realizzare dei servizi pubblici che siano veramente efficaci, che siano vicini ai bisogni dell'utente. In questi 10 minuti vorrei raccontarvi un caso pratico, è un caso di coprogettazione di un portale nazionale, che è il portale del governo aperto, open.gov.it, ed è che sin dall'inizio, sin dalla sua ideazione, ha puntato sulle esigenze degli utenti, alla comprensione delle esigenze degli utenti, per cercare di mettere in luce quali potessero essere i bisogni, le criticità dell'utenza e magari individuare dei nuovi servizi che più si adeguavano a queste necessità. Prima però permettetemi 30 secondi per riflettere insieme su questa frase, che è anche una metafora, che mi sembrava veramente centrata per farvi capire quale sia stato il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica in questo progetto, che è stato portato avanti dal Formet, un progetto che si chiama Open Gov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, ma è promosso comunque dal Dipartimento. Questa frase ci fa capire che gli strumenti sono essenziali per portare avanti le attività, ma non possiamo non dimenticarci di quanto sia veramente importante il ruolo delle persone, della loro competenza, della loro motivazione per riuscire a portare a compimento queste attività. E quindi come dipendenti pubblici abbiamo sicuramente il compito di alimentarla questa motivazione, che ci può, permettetemi l'analogia con la metafora, ci può guidare come un faro forse verso porti più sicuri. Quindi adesso passiamo alla narrazione dell'esperienza che in prima persona posso testimoniare, perché insomma parte del gruppo di lavoro del Formez, che insomma tutti i giorni mi ho portato avanti le attività, quindi ho io l'onore di presentarlo, però ringrazio il Formez per aver portato avanti queste attività insieme a me. Allora, nasce questa progettazione, questa coprogettazione, nasce da alcune consapevolezze, e sono delle consapevolezze che sono già radicate all'interno del portale OpenGov.it, che ha una storia abbastanza lunga, per chi non lo sapesse è il portale del governo aperto, e l'Italia, il governo italiano, ha aderito a una partnership internazionale già nel settembre del 2011, la partnership internazionale, e questo significa anche in qualche modo promuovere i principi del governo aperto anche a livello nazionale, e quindi questo il governo aperto, ripeto ancora per chi non lo sapesse, rappresenta un approccio metodologico che, se utilizzato, quindi se seguito in tutti i suoi principi, aiuta a costruire dei processi amministrativi basati su trasparenza, partecipazione civica, lotta alla corruzione, accountability e così via, e innovazione digitale. E allora, in questo senso, quindi con l'idea di avere un portale del governo aperto che possa in qualche modo avere un ruolo identitario e di promozione rispetto alle politiche di governo aperto, ma anche in aderenza alle regole della partnership OGP, doveva essere anche un repository di governo aperto che poteva in qualche modo testimoniare in maniera trasparente quali erano le azioni del governo italiano nella promozione di questi principi.
anche con la volontà del Dipartimento di Funzione Pubblica di mettere a disposizione anche noi dei kit, degli strumenti che potevano promuovere le pratiche del governo aperto e dare sostegno a una comunità che esiste, che è la comunità OGP Italia, che si muove e si è mossa con tanto sforzo in questo periodo per realizzare anche un piano biennale che è il Piano Nazionale d'Azione per il Governo Aperto 2022-2023, ma che tutt'oggi ha necessità, diciamo, di un supporto digitale, quindi un ambiente di confronto digitale, per poter scambiarsi esperienze, scambiare informazioni, dare un'ottica di accountability, anche dare delle evidenze rispetto a quanto sta portando avanti proprio come impegni del Piano Nazionale d'Azione. Cosa ci ha permesso nel nostro approccio di lavoro poterci confrontare con gli utenti? Quello che noi abbiamo fatto è stato sin dall'inizio un confronto diretto con gli utenti che è stato importante sì per evidenziare i bisogni, perché spero che mi sentiate bene, perché anch'io vedo, sento. Sì, bene, bene. Ok, sin dall'inizio abbiamo evidenziato quali sono stati i principali bisogni degli stakeholder, poi vi farò vedere come. Abbiamo raccolto delle proposte migliorative su come diffondere queste pratiche di governo aperto e perché no anche sviluppare nuove funzionalità, nuovi contenuti informativi, nuovi modi per esporre il contenuto verso l'utenza. E anche per approfondire le criticità che potevano esserci nel rapporto tra PA e stakeholders, come già aveva anticipato Salvatore, il governo aperto si basa su una forte collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile, per anche nell'ottica di portare avanti gli impegni previsti dal Piano Nazionale d'Azione per il Governo Aperto. Brevemente, non entrerò più, entrerò più nel dettaglio, però brevemente in queste slide che poi troverete a disposizione appunto sul sito open.gov.it, vi faccio vedere qual è stata la roadmap. Nel luglio 2021 abbiamo iniziato a fare le interviste agli utenti, e nella successiva slide vedremo come, abbiamo iniziato dei laboratori di coprogettazione per poter concretizzare, mettere su carta quelli potevano essere le esigenze, le criticità che avevamo individuato, fino ad arrivare a gennaio alla cosiddetta architettura dell'informazione, che sembra una cosa banale, però fatta in maniera corale e organizzata, e anche grazie appunto ai kit e agli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento di Trasformazione Digitale, da Agit, sicuramente questo ci ha consentito un gran valore aggiunto. A marzo abbiamo realizzato i prototipi e i testi e fatto i test di usabilità sui prototipi e funzione. Questo è un passaggio non scontato, perché abbiamo realizzato due tipologie di prototipi. Prototipi a bassa definizione, dove all'interno del gruppo di lavoro siamo riusciti a assestare qualche caratteristica peculiare. Poi abbiamo realizzato i prototipi ad alta definizione, sui quali, su questo ci abbiamo tenuto, fare i test di usabilità ancora prima che il sito venisse messo in produzione. Questo ci ha consentito un primo test sulle aspettative dell'utenza, e anche su questo vedremo più in là come ci siamo comportati. E finalmente a maggio abbiamo lanciato la prima versione. Qualcuno potrebbe dire si tratta di un sito e forse è eccessivo il tempo che è passato da quando l'abbiamo progettato a quando l'abbiamo realizzato, però quello che vi vorrei far capire, quello che voglio far capire, è che il tempo che abbiamo impiegato ha permesso un qualcosa in più, ha permesso di definire delle solide basi e un solido piano di lavoro affinché questo sito sia utile ad accogliere già tutte le esigenze che pian piano verranno integrate. Infatti io vi ho messo come data finale giugno 2023, perché questa prima versione, forse qualcuno di voi è già curioso, è andato a vedere, è solo la punta di un iceberg, perché verrà incrementato, e in questi mesi cercheremo di farlo evolvere e comunque il fatto di aver seguito un approccio così metodologico e aver utilizzato gli strumenti ci ha permesso di realizzare delle solide basi per poter andare avanti. Allora, inizialmente abbiamo realizzato una stakeholder map dove ci ha permesso di mettere in evidenza un po' tutti gli attori da coinvolgere
E con quale tipologia di approccio, perché per chi non la conosce, appunto la stakeholder map ti permette di inquadrare appunto nei quadranti gli attori che devono essere completamente coinvolti in tutte le fasi, perché magari hanno un'alta influenza e un alto interesse sulle attività, e magari tenere in considerazione gli impatti della strategia, quindi gli impatti delle attività su altri tipi di attori. Su queste poi sono stati selezionati degli utenti afferenti a queste categorie ed è stata fatta una vera e propria intervista one to one, dove si è potuto approfondire l'apporto che ci poteva essere tra questa pubblica amministrazione, il servizio OpenGov e quella particolare categoria di utenza, quindi quello di si è approfondito quanto fosse radicato il concetto di governo aperto e quanto il sito poteva aiutare a comprendere e a diffondere il principio del governo aperto. E visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, tra i vari principi del Piano Nazionale d'Azione per il Governo Aperto, ha anche la partecipazione e gestisce una piattaforma nazionale che partecipa, l'altro proprio ieri abbiamo fatto un webinar nell'ambito dell'OpenGov Week dedicato a Partecipa, chi è interessato può trovare maggiori informazioni sui siti dedicati, e anche su questo abbiamo approfondito quale potesse essere il ruolo del portale nazionale del governo aperto nell'ottica di approfondire e dedicare, diciamo, il giusto interesse a questa politica. Quali sono stati i temi che sono emersi? Sicuramente la poca conoscenza, purtroppo, del tema del governo aperto, il fatto che purtroppo alcune tipologie di iniziative sembrano dipendere un po' troppo dal sostegno politico, e si è confermato ancora una volta il ruolo fondamentale che ha il terzo settore, ma questo, diciamo, per chi ha assistito ai webinar di questa settimana del governo aperto è evidente e viene testimoniato diciamo in tutti i webinar appunto come sia importante che questo stakeholder sia partecipe all'interno proprio del processo di definizione di un servizio pubblico. E la scarsa raggiungibilità dei destinatari, appunto, delle consultazioni pubbliche, che dovrebbero invece appoggiarsi su delle reti solide e non occasionali. E su questo volevo perdere veramente due secondi per ricordare che all'interno del Piano Nazionale d'Azione è prevista la costruzione di un hub dedicato alla partecipazione. E come sia importante mettere in risalto l'impatto che poi ha una consultazione pubblica, perché molto spesso i partecipanti che venivano intervistati riconoscevano il contributo del processo di consultazione pubblica, però riconoscevano che magari c'era un modo un po' complesso di mettere in evidenza i contributi che venivano dati nell'ottica appunto della consultazione. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto le personas. Per chi non lo sapesse, appunto, sono uno delle linee guida, cioè queste fanno parte di una delle linee guida messe a disposizione da Developers Italia, e noi le abbiamo in qualche modo classificate in personas follower, personas partner e personas influencer, e in base a queste poi abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti. Io ve ne porto uno, giusto perché abbiamo minuti veramente contati, e vi porto la testimonianza di una personas che è un dipendente della PA, che ha molta esperienza, forse poca cultura digitale, poca conoscenza dell'ambito del governo aperto, però vuole utilizzare. Qui abbiamo messo in luce le necessità, che sono sicuramente quelle di un continuo aggiornamento, di essere parte di una rete che può mettere a fattor comune le esperienze e anche le difficoltà oggettive che si ritrova nel momento in cui stavamo progettando, quindi il fatto che mancava una piattaforma di condivisione per mettere a fattor comune le sue buone esperienze e anche la possibilità di aggiornarsi. Questo è uno dei kit che è messo a disposizione dal Developers Italia ed è diciamo uno delle personas che abbiamo approfondito. A partire da questo kit, come fatto con le altre personas, abbiamo realizzato le user journey e le user stories, che sono degli altri utilissimi metodi per mettere in risalto dal punto di vista del processo di utilizzo del servizio quali possono essere
le azioni che compie un utente, quindi le proprie aspettative, il tono emotivo e le capacità, le opportunità che si possono mettere in risalto quando si utilizza un servizio pubblico. Da lì poi abbiamo realizzato le user stories, ma su questo vado veloce perché probabilmente molti di voi sapranno di cosa si tratta e poi comunque diciamo, siamo a disposizione per maggiori dettagli. Fino ad arrivare alla cosiddetta architettura delle informazioni, che poi, trattandosi di un sito, è una cosa veramente fondamentale da non sbagliare. Cosa è stato messo in risalto? Beh, sicuramente, come vedete, insomma, un po' a satellite, troverete le varie sezioni del sito. Molte di queste ancora non le trovate all'interno del sito perché fanno parte di una fase di progettazione e, come dicevo, comunque il sito è in continua evoluzione, però già intravedete quali sono le azioni, le relazioni fondamentali, quindi il fatto di poter osservare, quindi monitorare la strategia di governo aperto, che è uno dei risultati principali che si intende realizzare attraverso il piano d'azione nazionale per il governo aperto e quindi poi andare a essere diciamo, aggiornati tramite un'agenda che possa mettere in rilievo quali sono i principali appuntamenti da non perdere per mantenersi aggiornato su questi ambiti o magari agire come utente del sistema, agire perché magari poter contribuire all'interno di una consultazione pubblica o agire perché viene messo a disposizione un elevato diciamo set di strumenti pratici che possono mettere in pratica i principi del governo aperto, senza diciamo, dimenticare il ruolo che hanno i partner diciamo locali, quindi OGP Local, e il forum, e anche il forum del governo aperto, il community OGP Italia, e comunque rimanendo solidi rispetto alle partnership internazionali che ci garantiscono che insomma anche una rete internazionale importante. Infine, e questo diciamo mi piaceva sottolinearlo perché ripeto, non è scontato che una pubblica amministrazione si mette in gioco con le teste di disabilità ancora prima di mettere in esercizio il servizio. Come vedete vi ho portato alcune osservazioni che degli utenti ci hanno fatto quando abbiamo, quello che vedete sulla destra è un prototipo ad alta definizione navigabile, quindi è come se fosse il sito, ma in realtà vedete le interfacce, i pulsanti sono interagibili, però in realtà non è la versione finale del sito. Bene, già in questa versione, utilizzando le linee guida, quindi il protocollo ELU, LG, e lo vorrei sottolineare anche questo, questo è un importante risultato di un gruppo di lavoro che ha prodotto questo protocollo come linea guida, ma il gruppo di lavoro è stato coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e anche questo ha diciamo, seguito delle evoluzioni migliorative. Bene, qui già vedete che quello che ci è stato consigliato di fare è sicuramente quello di visualizzare, di migliorare l'aspetto di visual design, quindi hanno detto che non si capiva bene qual era il messaggio che quella interfaccia voleva veicolare, altri ci hanno detto c'è molta confusione, insomma quello che noi abbiamo portato a casa ancora prima di mettere in esercizio il sito è stato quello che dovevamo valorizzare la struttura ipertestuale e lavorare sulla riduzione della lunghezza delle pagine perché al giorno d'oggi appunto ci interessa avere l'informazione abbastanza repentinamente, non siamo pronti ad approfondire. Cosa ci siamo portati a casa? Beh, degli obiettivi, ci siamo portati a casa la prima versione del sito che vi invito a questo punto ad andare a visitare e che sicuramente il portale del governo aperto ci permetterà di essere diciamo, un hub sicuramente informativo rispetto alle innumerevoli politiche di governo aperto che segue il nostro paese, permetteremo collegamenti chiari e veloci verso tutta una serie di portali molto importanti dedicati per esempio ai dati aperti, come abbiamo visto oggi Developers Italia, le consultazioni, le partnership internazionali, quindi OGP. Una diciamo, promessa diciamo, è un auspicio, è quello di realizzare una sezione dedicata agli strumenti, ai kit anche personalizzabili per diffondere le pratiche di governo aperto. Questa è una richiesta che è pervenuta dagli utenti, anche se noi in realtà avevamo già questo tipo di consapevolezza.
e perché no procedere con un monitoraggio quali quantitativo e offrire un monitoraggio anche delle azioni di governo aperto. Con questo ho finito, spero di essere entrata nei tempi e attendo la domanda anche io di Roberto. Grazie Elisa, chiedo a Roberto di tornare in webcam, ma anche a Marco e Claudio per concludere questo webinar. Io ne approfitto anche, scusate, per dare una risposta a qualcuno che in chat ha chiesto se era stato sviluppato all'interno o all'esterno. Tutta la parte di analisi è stata fatta all'interno del progetto OpenGov, quindi intanto approfitto anche per ringraziare i colleghi Sabrina Onano e Davide Porrovecchio che hanno lavorato su questa attività insieme a Elisa, quindi è come se fosse stata fatta la parte di analisi all'interno, che poi è servita per affidare a una piccola società esterna la parte di sviluppo in senso stretto. Prego Roberto, a te una domanda su questa esperienza. Una domanda semplice, di solito quelle semplici sono le più cattive. Ci sono stati più problemi tecnici o organizzativi, diciamo, nella gestione della creazione del portale? Cioè più difficoltà tecniche nell'implementare le richieste agli utenti o più altre problematiche? No, allora, ne sono sicura, su questo rispondo tranquillamente, sono la maggior parte delle volte problemi organizzativi. La tecnologia, gli strumenti che sono messi a disposizione sono veramente tanto rodati, tanto efficienti, che su quello non abbiamo avuto problemi. Poi il problema, la criticità, perché poi non è un problema perché lo si affronta, la criticità è poter governare questo processo che comunque è oneroso, comporta tempo, è comunque difficile da giustificare, no? Per la costruzione di un portale impiegare tutti questi mezzi, però vi posso assicurare che coordinare le esigenze dell'utente e trasformarle poi in requisiti che devi dare in pasto, diciamo, a un team che te li sviluppa, ecco, questo è un processo che comunque ha comportato notevole impegno organizzativo. Però su questo, come diceva Salvatore, siamo stati una squadra, quindi il Dipartimento di Funzione Pubblica ha lavorato veramente, non dico tutti i giorni, però quasi tutti i giorni in sinergia insieme a Formez, insomma ce l'abbiamo fatta, la prima versione la troverete lì e da qui al prossimo giugno troverete altre novità, specialmente sulla sezione di monitoraggio che contiamo di mettere online a breve. Grazie a te. Claudio, dottor Marras, Claudio. Sì, scusate, chiedevo a Marco se vuole fare un commento anche lui. Claudio ci saluta a quella riunione alla quale avevo accennato prima e quindi deve scappare. Marco, vuoi dire qualcosa? Non sono molto bravo nei saluti istituzionali, però chiudo ringraziandovi perché mi sembra un'ottima occasione questa per vedere, insomma, tanti lati diversi. Appunto, il tema è molto complesso, è un tema che ha dei risvolti tecnici, ma soprattutto dei risvolti sulla vita civica che sono molto forti, per cui a chiunque li legge, insomma, magari per la prima volta e li vede con come ostici o di difficoltà avanzata, vi invito a provare, che è il modo forse più facile per entrare all'interno di questi processi, e appunto siamo qui per supportarvi, insomma, e crediamo che sia anche l'unica strada veramente possibile per riuscire a semplificare la vita del cittadino, quindi siamo qui. Va bene, mi sembra che proprio queste siano le parole migliori per finire, che quello di... Anche perché aggiungo, dato società civile, sì, Roberto. Siamo tutti cittadini, quindi effettivamente beneficiamo tutti dai servizi digitali fatti come si deve. Certo, va bene. Grazie a tutti i relatori, grazie ai partecipanti, grazie allo staff che sta dietro Zoom ad aiutarci a organizzare questi incontri. Vi ricordo che ci sono degli altri eventi in questa settimana, in particolare vi segnalo domani sia un evento dedicato al tema dei dati aperti, sempre organizzato con Agid, ma anche a tutti gli altri eventi della settimana dell'amministrazione aperta, che ovviamente trovate sul sito open.gov.it. Buona serata.